Il personale della squadra mobile della questura di Sassari, dopo assidue ricerche in città e zone limitrofe, ha arrestato un 29enne con diversi precedenti di polizia. L'uomo è stato l'artefice di innumerevoli reati predatori posti in essere nell'ultimo periodo nel contesto cittadino. Il ladro si è interessato prevalentemente di ville, negozi e furti d'auto. Durante tutte le sue vicissitudini criminose, l'uomo, più volte sorpreso in flagranza di reato dalle forze di polizia, dopo essere stato collocato agli arresti domiciliari a seguito della convalida dei provvedimenti, è risultato in più occasioni in evasione, non rispettando la misura cautelare impostagli. Allo stesso soggetto, inoltre, gli inquirenti hanno contestato altre ipotesi delittuose, quali danneggiamenti, violenze private ed il porto abusivo di armi o d'oggetti ad offendere. Grazie alle indagini compiute a seguito di un'articolata informativa trasmessa all'autorità giudiziaria, è stata emessa nei suoi confronti una sentenza di condanna definitiva che prevede una pena complessiva di 1 anno, 5 mesi e 16 giorni di reclusione da espiare presso la casa circondariale di Sassari Bancali, nonché una multa di 400 euro. Sassari. Festeggiare sì, ma senza abbassare la guardia contro il diffondersi del coronavirus. Con questo spirito il sindaco Nanni Campus ha firmato ieri un'ordinanza in vigore da oggi e fino al 31 gennaio. Nel provvedimento, oltre a essere sottolineate e rinforzate le prescrizioni valide a livello nazionale, sono introdotte alcune novità. Innanzitutto è previsto l'obbligo di esibire la certificazione verde anche per chi consuma al bancone, nei bar, nei ristoranti e in tutte le attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande. Il consumo di prodotti all'aperto è consentito a tutti i clienti. Il servizio e il consumo al chiuso, sia ai clienti seduti ai tavoli sia a quelli in piedi al bancone, è invece consentito solo se in possesso di Green Pass o a quelli che ne siano esenti. Altra importante novità riguarda le sale cinematografiche e i teatri, dove sarà vietato consumare cibo e bevande per non esporre gli spettatori circostanti al rischio di un possibile contagio. Sono intervenuto, spiega il sindaco Nanni Campus, in presenza di un costante e progressivo aumento dei contagi anche nella nostra città, che pure si è sempre dimostrata molto scrupolosa e disciplinata nel difendersi come collettività contro il virus. Ho disposto pertanto 2 nuove prescrizioni per i pubblici esercizi e per le sale cinematografiche e teatrali. La normativa nazionale infatti contrastava con il buon senso le ragioni sanitarie. Il virus non riconosce differenza all'interno di un bar se il suo portatore è seduto e quindi verificato o consuma al bancone e quindi non verificato, così come non si può capire perché si debba proteggere il vicino che guarda il film al cinema, ma si possa derogare a una norma di igiene e protezione sanitaria per mangiare popcorn. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale a Sassari, le persone positive al coronavirus sono 204, con 15 nuovi casi, 11 ricoverati, 82 invece le persone in quarantena. È sancito inoltre l'obbligo di usare la mascherina anche all'aperto ogni volta che non possa essere assicurata in modo costante la distanza interpersonale di almeno 1 metro, come ad esempio negli eventi organizzati nelle strade e piazze. Obbligo di uso delle mascherine anche nelle aree mercatali, aperte e chiuse. L'ordinanza richiama inoltre un caso particolare della città, considerato che in particolare nell'area pedonale di via Torre Tonda, si legge, per le caratteristiche della strada e per la presenza di numerosi pubblici esercizi, si registrano, specie in occasione delle festività e nei fine settimana, eccessive presenze di persone che contemporaneamente affollano la strada allo scopo di prevenire il rischio di diffusione dei contagi da virus SARS-CoV-2. Tale obbligo di indossare costantemente la mascherina a protezione delle vie respiratorie si applica durante l'arco della giornata, dalle 10 alle 2 del giorno successivo, a tutti coloro che circolano o stazionano nella strada. La polizia locale potrà in qualsiasi momento chiudere gli accessi alle strade, piazze o a porzioni di esse, qualora si registrino assembramenti, ma anche in funzione preventiva. Quest'anno, circondata da piante di cui abbiamo parlato anche nella rubrica Passione Verde, che va in onda nel telegiornale di TeleG e nei volumetti che sono stati realizzati, faccio gli auguri anche col 7° volumetto, che è il primo che viene presentato nella versione web del telegiornale di TeleG, che va in onda tutti i giorni e viene visto dagli abitanti di tutto il mondo. E a tutto il mondo
non soltanto ai sassaresi, non soltanto allo staff di Italia G, non soltanto all'editore, non soltanto a tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo, faccio gli auguri più belli, con la speranza che tutto migliori e che ciascuno di noi abbia quanto di meglio desideriamo. Questo lo può anche confermare chi abita lontano dalla Sardegna per motivi diversi, come Alessandro, che è sempre legato alla terra dove ha studiato, dove è cresciuto, dove ha fatto sport e dove ha lasciato molti affetti a Sassari, a Ossi, a Cagliari, a Quarto, a Nuramis, in tutti i a Alghero, in tutti i paesi dove qualcuno lo ricorda e lui darà la sua testimonianza da Milano. Tra poco io faccio gli auguri più belli a tutti, ringrazio l'editore, lo staff di Telegi e soprattutto i miei figli che sono stati sempre vicini insieme ai nostri nipotini che stanno sempre vicini a noi con tanto affetto, ci aiutano a superare tutte le avversità della vita e che sono per noi fonte di gioia per tutto. Tanti auguri di cuore, un abbraccio forte a tutti. Lascio la parola a Alessandro. Tanti auguri di buone feste a tutte le telespettatrici e telespettatori di TeleG. Vi auguro di passare delle splendide festività con la vostra famiglia e in compagnia anche dei vostri cari. Tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutta Sassari, città che porto nel mio cuore, e a tutta la Sardegna, con i preziosi consigli di Passione Verde, che vi possono aiutare a stare meglio durante le feste, grazie alle fantastiche proprietà delle piante officinali. Un grande abbraccio e tanti auguri. Amici di TeleG, buongiorno a tutti. Mancano pochissimi giorni al Natale e come vi avevamo promesso la scorsa settimana, insieme a Bruno Lombardi nella nostra rubrica Biazantes parliamo di costellazioni in Sardegna, le sue culture, la sua cultura e le sue tradizioni. Buongiorno Bruno. Buongiorno a te. Allora, vedo che non hai portato il panettone, però qualche notizia sicuramente ce l'avrai. Lo spumante è sicuro, dopo, ecco, dietro le quinte. meno male, potremmo festeggiare anche qua il Assolutamente. nostro Natale. Allora, la settimana scorsa ci hai detto che ci avresti parlato della stella, simbolo del Natale. Sì, mi sembrava una bella cosa anche, insomma, così, no? Inviare gli auguri nostri a tutti coloro che sono a casa, anche e soprattutto anche a quelli che sono oltremare, no? Ovviamente, e quindi riportarle ad una condizione così, no? Su un simbolo particolare che tutti noi conosciamo nel presepe, non manca mai, che è la stella. Alcuni la chiamano stella cometa, noi oggi sappiamo che sono due, sì, corpi celesti, ma la stella è di una condizione e di una natura particolare, poi che genera anche energia, mentre noi sappiamo che la cometa invece è un altro tipo di corpo celeste, molto simile agli asteroidi, che ha questi gas, no? Quindi che portatrice di questi gas, e questa coda che noi vediamo è semplicemente questa sublimazione che riceve dal contatto, diciamo così, di vicinanza con il sole, quindi sono due cose differenti, ma l'uomo antico non è che sapeva proprio queste cose, diciamo così, benché noi abbiamo una grande tradizione, ovviamente scientifica, di grandi astronomi. Nella nostra sigla, noi Graziano abbiamo delle scene, no? Anche nella nostra sigla di Sì. Biazantes, e anche una parte finale dove c'è questo Galileo, quindi noi sappiamo tutti questi grandi, non so, Messier, insomma, ce ne sono tanti. Ma ritornando al discorso appunto che dicevi, noi che cosa vediamo? Vediamo oggi la stella della Natività o la scena della Natività, ispirandoci a una bellissima opera d'arte che abbiamo in Sardegna, ad Ardara,
e quindi la Nostra Signora del Regno. È una chiesa romanica molto importante, molto interessante, non diremo tantissimo sulla sua storia, ma il retablo che è del 600, della prima metà del XVI secolo, quindi della prima metà del XVI secolo almeno, ha una serie di immagini, no, di scene, tutte diciamo così rivolte prevalentemente a Nostra Signora, benché ci siano anche quelle su Nostro Signore, e noi oggi saremmo ispirati da questa scena, che è la scena dell'Annunciazione. Cos'è la scena dell'Annunciazione? Noi la vediamo in questa bellissima opera d'arte, dove vediamo le stelle che arrivano dal cielo, dall'universo, arrivano e sono, come dire, in questi piccoli raggi e portano lo Spirito Santo sul capo di Nostra Signora. Ecco che vediamo quindi la scena delle stelle. E sono delle stelle che hanno, sono dei raggi che hanno poi, nella parte finale, terminale, delle stelle che sembrano ad otto punte. E quindi ritorniamo alla stella delle otto punte, una stella proprio rivolta al senso della natività di Nostro Signore, a questa, insomma, dall'immortalità di Dio, Dio scende nella mortalità dell'uomo, si fa mortale anche lui. E la scena è molto bella. Poi c'è l'angelo che mantiene uno scettro, che lo sta quasi porgendo a lei, che è ricolma di grazia, quindi è stata scelta. Ecco che vediamo la scena stellare proprio in questo senso. Sembra quasi che la colomba dello Spirito Santo stia planando quasi, no? In questo fascio di luci luminose che arriva verso Nostra Signora. Nella scena poi che segue, che è quella della Natività, invece non vediamo, diciamo così, degli elementi celesti come stelle, no? Ma vediamo una scena molto particolare, che ormai sono gli angeli che sono arrivati in terra, no? Sulla terra, e stanno adorando Nostro Signore. E vediamo anche un Gesù che non è così poi tanto bambino, nel senso che ha una particolarità, è già quasi benedicente, osserva la scena, no? Di coloro che guardano l'opera d'arte. Quindi sembra quasi che ci sia questa continuità tra chi osserva e il pittore stesso che ha appunto dipinto questa scena. È una scena molto molto ricca. Da una parte, poi, in un angolo, no, di questa scena pittorica, vediamo invece un altro angelo che sta parlando con i pastori. Quindi ritorniamo a quello che abbiamo fatto anche nella settimana scorsa, no? E sono i pastori nella tradizione sarda, quelli forse più esperti di stelle, e sanno praticamente ogni cosa sulle stelle, e ad ogni stella, ad ogni scena stellare danno un riferimento in sardo. Ecco che vedi che c'è una continuità, no? In quello che vogliamo portare avanti, e che ci porterà poi a capire quali sono anche, insomma, che cosa si chiedono le persone alla fine la notte di Natale, i sardi cosa si chiedevano, che cosa si chiedono l'ultima notte dell'anno, i primi dell'anno. Ecco, attraverso il retablo di arte noi possiamo vedere una scena del Cinquecento dove la scena madre, la vita stessa, è tutta rivolta al Cristo, alla nascita di Gesù bambino. Ancora oggi molti lo dicono, no? Che cosa ti ha portato Gesù bambino? Nei regali, in questo senso. Quindi in questa puntata celebriamo e contempliamo un'opera d'arte di grande interesse, che invito appunto a molti di andare a vedere. Assolutamente sì. È uno dei nostri gioielli, in un paese dove molti magari pensano di non trovare chissà che cosa, invece voi dovete sapere che Ardal è stata anche una capitale, almeno insomma, della cultura e dell'arte sarda, e anche dei regni, perché insomma c'erano insomma i giudici lì, no, di Torres, quindi per tanto tempo, quindi è un luogo da visitare. Senti, hai voluto chiudere la nostra puntata con un canto a concordo. Perfetto. È una delle tradizioni che non scompare, esiste, quindi noi adesso sentiremo in chiusura su un certo di Aedo Maggiore, quindi facciamo un saluto anche ai nostri amici di Aedo Maggiore, dove appunto si fa questa ninna nanna e questa celebrazione del bambinello di Nostro Signore. E questa è un'altra tradizione, tutta esclusivamente in lingua sarda. Bene, e noi quindi in chiusura di questa puntata vi facciamo ascoltare questa ninna nanna con un canto a concordo. E niente, vogliate gradire i nostri più affettuosi auguri di Buon Natale? Noi avremo anche occasione per risentirci sicuramente, mentre con te, Bruno, ti faccio i miei migliori auguri per grazie. Buon Natale. Anche a voi, io ricambio, anche all'editore, quindi insomma. A te e in famiglia. Grazie. E naturalmente questi auguri li estendiamo a tutti voi che ci guardate,
ci guardate anche da qua, anzi, soprattutto da qua, www.teleg.tv. Non dimenticate mai quella che noi chiamiamo la parolina magica per continuare a guardarci in diretta, sempre e comunque. Grazie a tutti voi, grazie Bruno. Grazie a te. Il comune di Oristano ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto per la riqualificazione di Piazza Ungheria. La piazza della stazione sarà riqualificata attraverso un insieme di opere che conferiranno all'area un aspetto rinnovato e una nuova fruibilità all'insegna della funzionalità e dell'efficienza, sottolinea il sindaco Andrea Luzzu. L'appalto è stato aggiudicato in via provvisoria in attesa delle consuete verifiche che precedono l'avvio dei lavori previsto per l'inizio del 2022. All'impresa Spano Legnami di Bortigiadas, che ha presentato un ribasso del 18,546% e pertanto per un importo di 773.000 euro, oltre oneri sicurezza e IVA. La riqualificazione della Piazza Ungheria rientra nel progetto di sviluppo territoriale Viaggio nella Terra dei Giganti, di cui l'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti è soggetto attuatore. L'accordo di programma quadro prevede la partecipazione della Regione Sardegna, del Comune e della Provincia di Oristano. Il progetto punta a far compiere un deciso passo avanti nella mobilità integrata, trasformando la Piazza Ungheria in un punto di riferimento unico per gli spostamenti in uscita e in entrata nella città e verso l'interno della stessa cerchia urbana, precisa il sindaco Luzzu, oltre a rendere più ampia e articolata la possibilità di usufruire dei mezzi pubblici per i collegamenti con gli altri centri urbani dell'isola e quindi di agevolare il flusso turistico in arrivo dei porti e aeroporti della Sardegna e quello regionale, composto in maggioranza da studenti e lavoratori. Si punta così a snellire il traffico locale grazie alla razionalizzazione degli spazi della piazza. Due agnelli su tre che finiranno nelle tavole degli italiani per Natale saranno marchiati IGP di Sardegna. È quanto emerge da un report del Consorzio di tutela dell'agnello di Sardegna IGP, che quest'anno taglia il traguardo dei 20 anni dalla sua fondazione con oltre 5.000 soci, confermandosi di gran lunga la principale realtà dell'agnello da latte in Italia. Secondo il Contas, a Natale si macellano poco meno del 50% del totale degli agnelli dell'annata, 400.000 capi circa, il 40% dei quali nell'ultima settimana prima di Natale. Di questi, circa il 25% volano in Spagna, che si conferma principale mercato estero natalizio. L'agnello di Sardegna IGP è presente nei banchi frigo delle principali insegne distributive italiane, dove quest'anno si troverà il doppio logo comunitario che identifica l'IGP di Sardegna anche nelle vaschette, afferma il direttore
direttore del Contas Alessandro Mazzette. Riscontriamo un andamento positivo delle vendite in tutte le regioni italiane, sia in quelle in cui storicamente si consuma l'agnello da latte, su tutte Sardegna e Lazio, ma anche in quelle in cui si ha meno tradizione, come Lombardia e Piemonte. I consumatori cercano sempre di più quello marchiato IGP, come confermano anche i macellatori che per oltre il 90% hanno richieste di solo agnello IGP. Significa che la scelta dei prodotti da portare a tavola è sempre più consapevole e ponderata. Il Contas anche quest'anno ha intensificato i controlli sia nei banchi frigo che nei macelli a garanzia dell'allevatore e del consumatore, che ha così la certezza di ciò che acquista. Acquistando l'agnello da latte marchiato IGP di Sardegna si ha la certezza di portare a tavola un prodotto nato, allevato e macellato nell'isola, seguendo un determinato disciplinare, afferma il presidente del Contas Battista Qualbu. L'invito è di leggere bene le etichette e scegliere sardo, facendo in questo modo un acquisto anche etico, visto che si tratta di prodotti locali a chilometro zero e si contribuisce a sostenere l'economia locale. È partita da Cabras la nuova edizione di Speciale Eden, un pianeta da salvare. Il programma, condotto da Licia Colò, che è andata alla scoperta della penisola del Sinis. Insieme a Mr. Nat ha fatto vivere agli spettatori le emozioni della liberazione di Genoveffa e Gavino, le tartarughe Caretta Caretta, le quali ha fatto da madrina durante il rilascio avvenuto lo scorso ottobre nel mare cristallino di San Giovanni di Sinis. In compagnia di Massimo Marras, direttore dell'area marina protetta Penisola del Sinis, isola di Mal di Ventre, durante la puntata si è parlato dell'importanza della riserva marina e della lotta contro l'estinzione della pinna nobilis. Immancabile la tappa al Museo Giovanni Marongiu, dove sono custodite le statue dei giganti di Monte Prama e l'area archeologica di Tarros. La puntata è stata dedicata anche all'Irlanda e alle Canarie. TeleG augura un felice Natale a tutti i suoi telespettatori nel mondo. Anche questo Natale 2021 la nostra emittente si augura di poter tenere compagnia ai suoi cari telespettatori in un momento dove tutti possiamo sentirci più vicini. La nostra emittente augura di cuore a tutti di trascorrere dei giorni sereni di festa in famiglia e dà un forte abbraccio a tutti quelli che non lo potranno fare, con l'augurio che possano riprendere presto a stare con i propri cari. Il telegiornale di TeleG riprenderà regolarmente lunedì 27 dicembre.
la ragazza del mio cuore sei. Ma baciare non ti posso mai, sempre tra la gente te ne stai e sola non vuoi uscire mai con me. Amici di 3G, continuate a seguirci, questo è semplice, guardate teleg.tv e ci portate ovunque nel mondo, continuate a seguirci. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail sd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45 e alle 23. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itangioiss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale è tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG, informazione e approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. TeleG guarda al futuro. La nostra emittente già da ora è visibile non solo in tutta la Sardegna, ma in tutti i continenti. Un progetto ambizioso che porterà Sassari, la Sardegna e le sue aziende in tutto il mondo. Per vedere TeleG sul vostro televisore basta avere una Smart TV ed una semplicissima connessione internet. Digitare www.teleg.tv ed aggiungere il canale tra i preferiti. Ma non solo. La potete già seguire dal PC o più semplicemente dal vostro tablet o addirittura dal telefonino ovunque voi siate. TeleG, la TV in tasca.